Onorevole Carfagna, come esce il PDL dalla composizione delle liste qui in Campania? Ma guardi, la questione della compilazione delle liste non è mai una questione semplice e anche questa volta non si è rivelata tale. Personalmente ho già avuto modo di dichiarare la mia insoddisfazione per la rappresentanza del territorio salernitano, per la quale io posso ammettere con franchezza, senza tema di essere smentita, mi sono battuta come un leone senza mai lasciare come dire, il campo di battaglia, e lo potranno confermare i tanti colleghi parlamentari anche di altre regioni che sono stati accanto a me nella settimana in cui si è lavorato per la compilazione delle liste. Mi sono battuta perché Salerno avesse almeno tra i primi 9 candidati, almeno 2 candidati in posizione eleggibile. È una battaglia alla quale, devo dire, di fronte alla quale ho trovato poca sensibilità soprattutto da parte di chi doveva difendere gli interessi territoriali e quindi da parte del commissario regionale. Ecco, ma perché non sono state ascoltate le esigenze del territorio salernitano, le sue richieste? Questo accade quando purtroppo c'è un commissario esterno che evidentemente conosce poco le dinamiche, gli equilibri, le esigenze e le istanze del territorio. Questo accade quando, oltre alla non conoscenza, alla non conoscenza del territorio, c'è anche, come dire, una scarsa capacità di ascolto. L'ultima cosa, è stato giusto da parte del PDL non candidare Cosentino alla fine, secondo lei? Guardi, rispondo a lei come ho risposto alle tante persone che mi hanno fatto questa domanda in questi giorni. Non si può rispondere con un sì o con un no secco, perché la vicenda è troppo delicata, troppo complessa e ha anche implicazioni di natura umana e personale. Io credo, posso dire che Berlusconi alla fine ha fatto sicuramente la scelta giusta, ha fatto la scelta giusta perché non si può non rispondere a quella richiesta che ci arriva dall'opinione pubblica, di rinnovamento delle liste e di presentazione di una classe dirigente che possa essere considerata al di sopra di ogni sospetto.